Cioè, ragazzi, io non so davvero in che altro modo definire questi. Beh, non serve a niente che mi fabbrico nulla, perché tanto saltando con Fragile perdo tutto. Quindi non fabbrichiamoci niente, andiamo da Fragile e vediamo che dobbiamo fare. È ancora rotto il vetro di Bibi. Cioè, abbiamo fatto una battaglia che siamo distrutti proprio. Distrutti. Adesso almeno una doccia la posso fare così. Proprio perché voglio dire, più sporco di così dopo aver combattuto contro un gigante. Allora, lui e Pacify è d'accordo, però abbiamo sempre il vetro rotto, credo, no? Adesso gli faccio fare una doccia veloce mentre ricapitoliamo ciò che è successo nella puntata precedente. Non so se avete notato che dietro le cose lì sono aumentate, però il mostro gigantesco ancora non c'è. E vorrei andare a cercare Lu un secondo. Eh sì, è tutto rotto. Adesso se io cerco di toccarlo si spacca di più. Lasciamo così. Amore. Insomma, te lo facciamo aggiustare da Deadman poi appena scopriamo dov'è quello che. No, eccolo lì. Ecco. Oh, wow. Ce l'hanno messo. Il ricordo di ciò che abbiamo appena fatto. Ce l'hanno. E noi siamo lì sotto. Ecco, quelli siamo noi. Oddio. Fantastico. Io amo questo gioco. Non so in che altro modo dirlo. Allora. No, la mia considerazione innanzitutto è che, d'accordo, adesso dobbiamo andare dietro Higgs. Io voglio parlare più o meno da 6 video e non riesco a farlo, non c'è niente da fare. Questo gioco è cambiato proprio completamente e devo stare troppo attenta, non posso più percorrere lunghe distanze e farmi discorsi. Quindi adesso vediamo di cosa si riesce a parlare, quali nuove idee si possono mettere in tavola, perché sinceramente, beh, nuove, proprio nuove no, però una cosa mi è venuta in mente adesso, che è molto banale, ma Higgs è avanti a noi 2000 anni, cioè noi siamo qui, cerchiamo un modo di fare questo e quest'altro. Higgs wants to connect the knots of your network with Esatto. Emily's Beach. Ah, tu sai già tutto, So it's ok, beh, pretty clear perfetto. where they went. Ok. So how do we get there? I can't. But you and Emily have a strong connection. Quindi seguiamo la connessione con You've been to Emily. her beach plenty of times, right? Quindi? Ma io non so You do dov'è. need to jump. Ma ah, lo faccio io stavolta? Non è tanto You convinto, gonna come through for Sam. me? I'll try to take him alive. Promise me. Chi? I'm the one who finishes him off. Ah, ok, lo dobbiamo portare a lei vivo. Ok, ma io potrei anche Good. attirarlo in altri Then modi, I'll eh. help you get where you Secondo need me è to un go. bacino. Lui ci sta già pensando, ok. I can't Dai. send us both at once. Devo andare prima But io, I'll per be forza. right behind you. Ok, I thought you said you non couldn't avevo go dubbi to her. che avresti mandato I prima can. me. But I can go to you. Ties that bind us together. Cioè, per come si sono messe le cose, sembra la fine del gioco quando so che non è così. The dream catcher will lead you to her. The Missanga Bellissimo. will lead me to you. Misaga. Misanga. Ok. You're going in like that? Yeah, I don't need a weapon. I'm not gonna take Lou either. Amore, lo lascio lì è perché ha paura di fargli del male. Ok. Io sono d'accordo. Tanto nella merda comunque. Ciao, Fragile. amore. What? Do you have anything to eat? Stavolta chiede lui proprio. Figurati se non ce l'ha. Ma ce l'avevi anche tu nel basetto. È inutile che lo chiedi a lei. Got you hooked, eh? Vabbè, non so quanto ti possa Sam, far bene be tutto ciò, careful. perché ne perderemo tanto di sangue, Sam. Worst Non comes è to che worst, due they care little, right? bestioline ti aiutano. Se ne occupa lei nel caso che. Vabbè, non so se è d'accordo.
Sam, abbiamo appena fatto fuori una cosa gigantesca, dai. Dobbiamo aver così paura di Higgs? Sì, dobbiamo aver così paura di Higgs. Ok, adesso tanto lo sapevo che prima o poi questa cosa andava un po' perdendosi, eh. Close your eyes. Now picture Amelie in her beach. Ah, basta così poco? Vorrei farlo io sto lavoro. Right? You love her. Oh, here it is. Ok. Questi sono poteri a me sconosciuti, non so che cosa stanno usando, però è bello che possano farlo. È rimasto lì l'ombrellino. Sono molto preoccupata, non sembra, ma lo sono davvero. Non so bene dove andremo a finire, però vabbè, questo è il capitolo Higgs, non è che potevamo fare altro. E come al solito, giustamente ci siamo spiaggiati perché volevi che fosse diverso. Se andate a cercare Amelie, siamo sempre finiti spiaggiati. Cercando, sognando lei. Amelie? Chi è lì? X. What are you doing here? Oh. Ha subito così. C'ha il potere di Darth Vader. You ready to end this? Before the end of everything? Di cosa stavano parlando loro due prima che io arrivassi? Io non ho la possibilità di combatterti un'altra volta, non so, il tuo aggeggino lì è pieno di nodini, ti sei fatto un sacco di amici. Questo ricorda molto la ragnatela di Cliff. Cioè, ma tu schivi i nostri colpi così? Non rischi di morire come Fragile? Ok. Sì, abbiamo capito che l'umanità ti piace poco, Higgs. Sì, l'ho detto un sacco di volte che dovrebbero rassegnarsi. ma gli esseri umani non si rassegnano come i dinosauri, poverini. Sì, vorrei sapere qual è. Secondo te, almeno. Ok. Ah, il BB, eccolo lì che si è illuminato, è rosso. Fucking beach. There's no repatriation here, no. Ah no? One of us dies, that's it. Ok, non me lo dire con quella faccia, Higgs. Tra i due spero che sia tu. Lucky loser gets to put an end to this rinse and repeat bullshit once and for all. Ok. So, no BTs. No void outs. No bullshit. Just you and me. Just a good old fashioned boss fight. Ok. Ma non abbiamo una pistola noi però. Cioè, si sta preparando Sam, ma non so in che modo. One last game over. Ma non è un game over perché ci sono ancora un sacco di capitoli. Io vorrei sapere adesso. Ma come cazzo ti becco? Io vorrei sapere. Non so cosa devo fare ed è bello. Sarà bello. Ma ti devo tirare dietro la roba, tipo, se io ti prendo questa, no? E cerco di tirartela dietro. Toh. No. Te. No. Adesso sarà divertente cercare di capire cosa devo fare perché non ne ho la più pallida idea. Cioè, se io devo liberare Amelie, è lei che devo cercare.
Ma tu stai continuando a parlare, io non riesco ad ascoltare quello che dici, però abbi pazienza, Higgs. È anche molto interessante. It's fucked. Oh, che bello questo paesaggio. No, ok, di qua non posso andare, barriera invisibile, neanche tanto invisibile. Ah, ok, è qua che devo andare, da lei. Da dietro posso fare qualcosa qui? No. Ah, perché non... ti sono scappato? Non posso fare niente qui? No. E devo salvare lei. Senti, Higgs, adesso con tutto l'affetto, però... tu mi piaci anche, però... ma peccato. Davvero? Sei sicuro? Perché a me non sembra. Ti posso picchiare? Ah, ti picchio. Insomma. Perché non cogliere questa occasione? Non potevo neanche picchiare Cliff. Invece a te sì. Io non so se devo... Sì, io ci provo. Prendo questa con la mano sinistra. E adesso ti vengo a cercare. E ti prendo a saccagnate con questa qui. Dove sei? Poi magari devo anche andare a cercare altra roba. Ma no, non mi sembra, perché tutta sta roba qua è danneggiata. Non c'è niente di base che possa essere usato. Ma dov'è sto uomo? Ti ho sentito? Ti sento, ma non so dove sei. A meno che non la devo tirare lì. Perché mi ha dato... Ma non capisco perché mi ha pingato. Che motivo c'era di pingarmi? Ancora. Tira... No, ma non vale! Non vale! Aspetta, fermo. Che cavolo! Vabbè, andrò avanti così un quarto d'ora fino a che non capisco che cavolo devo fare, ragazzi. E purtroppo è così. È quello il mio problema, che abbiamo appena cominciato, ma non so, già non ho la più pallida idea di quello che devo fare. A meno che non devo buttare tutto dentro, devo liberarmi di tutto quello che vedo. prendilo, prendi il carico. Ma non so, sinceramente... Va, proviamo di nuovo. No, me li butta dentro e basta. Quello non c'entra niente. Allora faccio quello che facevo prima. Che ho fatto prima. Dove sei, Higgs? Higgs? Vieni fuori, ragazzo. Ti sento. Eccoti qua. Adesso vengo lì e te la do in testa. Alla fine. Ti ho fatto male, eh? Mi sa che è quello che dovevo fare. Oddio, mi sto divertendo tantissimo. Io vado a caso, faccio cose a caso, però funzionano. No, aspetta che ne prendo un altro. Devo andare a mangiarmi Crypto Bioti. Sta fermo. Stai fermo, bastardo, stai lì. Mi hai fatto consumare un sacco di sangue. Fermo. Adesso prendo di nuovo la... questa. Prendila. Adesso vengo lì e te le suono. Dove sei? Si mimetizza anche. Dove sei? Vieni fuori, disgraziato. Uff. To, ancora, sì, scompari, brutto disgraziato. Sei veramente
un vigliacco. Vieni qua, dove sei? È scappato di nuovo. Io ti aspetto qua. Perché devi venire tu da me? Dove sei? Eccoti qua. Ma non vale. Non vale. Adesso devo andare giù a mangiarmi altri cripto baioti. Se no va a finire che crepo. Non ho neanche la possibilità di farmi. Dove sei? Dov'è? Ah, eccoti qua. Ma dai! Ma non vale! Io non posso farla questa cosa. Dove è andato? Eccoti qua. Sto in faccia da un cazzo, bastardo. Scappato di nuovo. Malefico. Se mi prendi anche per il culo. Mannaggia te. Guarda dov'è. Guarda dov'è. Oh wow. Ti è piaciuto? Guarda com'è morto male. Non è morto sicuramente, però almeno forse abbiamo chiuso questa cosa triste. Cioè, non mi fai tutto da solo, ti prego. Non mi far andare lì a salvarla. Salvalo da solo. Io quello che potevo fare l'ho fatto. Guarda com'è tutta arrotolata come Bibi. No, mi sa che non abbiamo ancora finito qui. Porca miseria. Sì, vabbè, però sei un bastardo. Perché non sai perdere, Higgs. Possiamo sistemarla in un altro modo. Andiamo dietro una roccia. Dai, di nuovo? A pugni? Ma dai, adesso è diventato un picchiaduro. Ah, mi inviti a nozze. Io e picchiaduro andiamo d'accordissimo. Vai. No, non vale. Perché adesso? Perché? Oh, non gli spaccare la mascella. È così carina. Mannaggia. Dai che gli stiamo facendo del male. Forza, forza. Forza, forza, forza. Dai, ancora, ancora, ancora. Mi ricorda molto la boss fight di come si chiama, la Uncharted. Ogni tanto c'è qualcosa da... Ma non so cosa devo fare. Io sto premendo, ma non mi sembra che funzioni. Non so cosa vuol dire quel coso lì intorno. Avete messo il quadratino in una cosa che non capisco e non so se sto facendo bene o no. Dai, basta adesso. Basta, dai, vai giù, per favore. Non mi piace farti così male, Higgs. Spero di non doverlo fare con Cliff, perché la faccia di Cliff è ancora più dura da rovinare. Beh, la testata, te l'avevo detto, ti avevo avvertito che ti davo le testate. Quante volte te l'ho detto, Higgs? Ti avevo annunciato che ti avrei preso a testate. Adesso sono anche abbastanza soddisfatta da questa. È stupendo questo gioco. Guarda, ti tiriamo anche fuori dalla schifezza. Se non sei contento tu, Higgs, non lo so. Guarda, ti dobbiamo portare da Fragile per quello che ti stiamo tenendo conservato, non per altri motivi. Io ti staccherei il bibi intanto, perché non te lo meriti. Sì, vabbè, sdraiati lì vicino a lui, certo, se volete anche, non so, tacci fili. Oh, ci ha detto anche la nostra malattia col termine tecnico, wow. Possiamo diventare amici, Higgs. Sì, ma tu stai ancora parlando, quindi voglio dire, ancora non è che sei proprio KO, eh. Too bad
Eh beh, se, la sesta estinzione è difficile da fermare, eh? Ci vuole un pochino più di tempo, abbi pazienza. Well, get on with you. Questa scena è da fanfiction, è troppo da fanfiction questa scena. Cos'è? Chi è? Ah, ok, è lei. Te lo porti via tu? Per favore, portatelo via tu, non lo sopporto più. Continua a parlare. Io adoro quest'uomo. Guess I left a lasting impression. Sì, abbastanza. Questo pezzo è stupendo. But I'm not that fragile. Ah, si pronuncia diverso se dici la... Ah, ok. Un po' si caga addosso X di Fragile, secondo me. Cos'hai intenzione di fargli? Sarah, possiamo avere un resoconto, per favore? I think you'll find our bond is made of stronger stuff. Adesso deve fare qualche porcata prima di mandarsene, perché sennò... Stiamo toccando un sacco di gente da un po' di video a questa parte. Hai perso i poteri. Vorrei una spiegazione, però, perché prima era l'uomo più forte dell'universo, adesso no. I'm Higgs. I'm a particle of God. God. Permeates all existence. Sì, ti presenti sempre così, ma questo non è un buon momento per farlo. I'm fragile. Honey, you ain't nothing but damaged goods. Non credo proprio, tesoro. Uno schiaffone adesso ti dà. No. Tutto lì? Sì, beh, in questo momento assolutamente sì. Wow. Wow. Abbiamo eliminato Higgs, ma proprio così? Davvero? Non ci credo mica tanto. Oh, Misanga, ok. The Particle of God, abbiamo un trofeo nuovo. Ok. Oh. Wow. Oh. E io che avevo acceso così per farmi una partita tranquilla. No, non è vero, perché lo sapevo che saremmo finiti nella merda. Però dai, ci siamo anche tirati fuori. Questo non è tuo. Tutti i nodini che ci sono non sono amici tuoi. Higgs. Thanks. Ok, cosa? hai fatto una magra fine, X. Mi aspettavo un pochino di più da te, però mi sa che non abbiamo finito. Quella faccina lì mi dice che... Sì, vabbè, è la prima cosa che ci dici, Amelie. Per favore, per favore. Siamo passati nell'inferno. Lei ci tocca e noi tocchiamo anche lei, quindi... Strano. Ti è scappato Higgs. I brought you a metaphor. Quella è la metafora. Take it with you. E la diamo a Dai, che si cambia la sua. What happens when you hide behind the mask? Ok. Grazie. No. You keep it. It's better they hear it from the woman or so. One more thing. Scusate, interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione di servizio. Siccome Lena è un imbecille, non leggerà i sottotitoli che ci saranno adesso, non ascolterà quello che dirà Fragile e non guarderà neanche il portachiavino attaccato a Bibi e si lamenterà per tutto il tempo che quel Bibi che ci sta restituendo Fragile non è il nostro, non è lui, ma è quello di Higgs e si perderà tutto il resto della storia e dopo dovrà andare a riguardarselo. Io ho pensato di fare questo video da inserire qui prima perché se voi lo state guardando per la prima volta e ascoltate quello che dico io magari vi perdete
una parte importante della storia e non riuscite poi a collegare quello che viene dopo. Infatti io non sono riuscita e mi sono lamentata per tutto il tempo, però quello è il nostro Bibi, ve lo assicuro. Questo qua è il Bibi di Higgs. Your little one managed to bring it here by picturing it as equipment. You mind? Babysitting sucks. Lei non voleva già controllare il nostro, figurati quello di Higgs, che magari c'ha anche brutti ricordi. Adesso come ci aggiustiamo con questo piccoletto qui? So where should I send you? Un altro baby. Ma ne abbiamo due, uno ce l'attacchiamo davanti e uno ce l'attacchiamo dietro. He's got the chiral network. And he's got me. We can jump east together. Ma perché avete questo astio tra di voi? Perché Amelie? You've done for us, we really do. But we're good for now. Besides, I'm sure they need you back at Fragile Express. Amelie non mi piace tantissimo, sai, in questo momento. Scoop up all the pieces and put them back together. Wouldn't want to settle for anything less than perfection. Non so come interpretare questo suo... c'è qualcosa che non va. Non mi è piaciuto per niente questo momento. Sì, anche tu, Sam, eh? Che bestiaccia che sei stato. Non mi piace tanto questa cosa. Sì, ma cosa c'entra? Even without Higgs, I am a walking time bomb. I can ci tiene a ricordare. Like that. But what I want, what I have always wanted, was to be a part of it. For us all to be one. Ma da quant'è che tu sai questa cosa? Perché what? Dircelo fin dall'inizio sarebbe stata una mossa più intelligente. Was this all for you or all for Bridget? This is for our country. Non lo so. Non mi piaci più tanto, Amelie. In questo momento non mi stai piacendo. Non so se ti è rimasto qualcosa di Higgs dentro. E ancora, se di sicuro, perché non so niente. You lied? Fuck me. You have any idea what it took for me to get here? You wouldn't have come if I hadn't. Quindi siamo venuti un po' per niente. But we did know one thing you did care about. Something you were willing to cross a continent for. A reason to build the UCA. It was Die Hard Man's idea. Ah, quindi abbiamo fatto tutto fregati praticamente. Esatto. Ok, bella metafora anche tu, che usi. I never gave a shit about this country. I have no ties to anything or anyone but you. Ah, e quindi hanno usato lei. I'm so sorry, Sam. Sì, ma che prezzo, mi sono fatto un culo. E tu mi piaci meno di Dai in questo momento. Ok, è successo qualcosa. I guess that's taken care of. I know you have questions, but can you save them? Ma che ne sai che non è stato lui ad ammazzare Fragile? Non puoi esserne sicuro, perché hai sentito dei colpi di fucile. How do we do it? Mitra, più che altro. Jump like Fragile? No. The beach goes the whole way. Ah, quindi ci facciamo tutta la beach a piedi? Together. Ah, bene, ok. Run. Yeah. Like Mario and Princess Beach. Beach. Pronuncialo bene però, Amelie. Ma sì, che bello. Questa immagine è bellissima. Due rimbambiti che corrono sulla spiaggia. Spero che sia uno scherzo. Oddio, questo gioco sta diventando veramente una cosa incomprensibile. Ma cosa si sono fumati quando l'hanno creato? Oddio. Che faccia, Sam, tutto pestato di botte. Vabbè, siete due idioti, dai.
preferivo il mondo di prima. Se questo è il mondo che abbiamo ricostruito, preferivo di gran lunga le montagne innevate e le BTs. Questa con i tacchi sale meglio di noi. E lui le va dietro, ovviamente, gli ha detto stai qua, ma lui non ascolta niente. Adesso t'arrampichi. Ok, è la puntata di un telefilm o posso anche riprendere a giocare poi ad un certo punto? Per... cos'è? President Bridget Strand. So you finally invited me to the beach. Ok, qua sappiamo qualcosa di più di Dai. Remember this? It's the same gun. È quella che hanno usato su di te. To make things right. You were supposed to make the world whole. Not fuck it all. Ma lei ha fermato gli esperimenti sui bibi, quindi tutto sommato, cioè ha fatto quello che poteva. Ok, then. Perché gli esperimenti sui bibi erano pesanti. Get on with it. There is no atonement. Adesso in base a cosa noi stiamo vedendo questi ricordi, vorrei sapere. E oh wow, questa è gente di Cliff. Qui no, non si può stare tranquilli due minuti, ragazzi, mamma mia. Perché adesso inizierà il capitolo 10 che si intitola Die Hard Man e ve lo dico subito, sicuro. Ciao Cliff. Però io avrei evitato adesso di avere a che fare con te, perché sinceramente sono un po' provato. Ma porca miseria. No. Lo conosci allora? Wow. Eh sì, è lui. Hannibal. Che parentela avete? Sei John? Sei il suo amico John? Io. Dai, togligli la maschera, sì. Is that really you? Jack Crawford. È John. È John veramente. Yes. Oh, ci ha azzeccato. Quindi era lui che è entrato a dirgli che la moglie era stata, cioè che sapeva che era lì. E quindi è, diciamo che c'è dietro lui sul fatto che Cliff, tutto quello che ha subito Cliff, che non so ancora cos'è. I'm so sorry. Sì, Cliff, li hai ammazzati tutti adesso, voglio dire, perché ti stai trattenendo dall'ammazzare lui. Posso vederlo in faccia e poi partire il capitolo 10, per favore? E potrei capirci qualcosa anche, soprattutto. Give me back my BB. Lui lo sa. You're da chi è stato preso BB, place. E adesso ci indicano, ecco. Guarda lì, chi c'è? È da lì, è lì che devi andare. Adesso gli dà il BB di Higgs. Ma lui lo sa che non è il suo, eh. Non lo puoi fregare, Cliff. Adesso dice porca di Cliff. Il baby. Lo chiama proprio. Io non ho fucili, ragazzi. Come vi ammazzo stavolta? Basta questo gesto. Ogni volta scateni l'inferno, poi. Al tuo via. Oh, ecco lì il povero stronzo sulla montagna, che doveva invece evitare di... No, ci ho provato a staccarselo per darglielo. Però non è così, Sam non è quel tipo di persona. Deadman l'avrebbe fatto. Abbiamo già beccato, è inutile che state qui a tergiversare. Avanti. Ok, quindi adesso noi ci rimpatriamo per l'ennesima volta, continuano ad ammazzarci per cambiare da un... per passare da un capitolo all'altro. Dai, forza, ripatriamoci. Non so come si dice in italiano.
Mi sembra tanto rimpatriare. E quindi torniamo in vita. Dov'è lo strand per tornare in vita? Dai, ragazzo, per favore. Ecco. Vediamo un po' che dobbiamo fare. Questo era più carino il sederino l'altra volta. Ai ai. Ok, bel capitolo. Ragazzi, che roba. C'è un sacco di cose. Ci sono un sacco di cose come al solito, però sono contenta lo stesso. Sono persa totalmente, non capisco nulla. Adesso se... Cioè, no, questa cosa qua era un ricordo? Quindi noi adesso torniamo e abbiamo da affrontare Dai con queste nostre nuove conoscenze. Spero che Cliff ce lo siamo lasciati alle spalle, perché non possiamo veramente avere a che fare con lui in questo momento. Io cercherei di metterci a posto prima. Vabbè, siamo in una private room, che è già una bella cosa. Ma perché devi fare così, Deadman? Cioè, vedi un po' te. Boh, ancora non lo sappiamo, ecco. Abbiamo fatto tanto per ritrovarla, eh? I'm going to finish what Bridget started. Just that, and then gone. Bridget, I saw Bridget on the beach. Sam, please. You yourself burned her body, remember? Vabbè, ma quindi non erano ricordi. A questo punto pensa di averla vista veramente. Check the logs. You've got them, don't you? Sorry, we didn't get any. Certo, figuriamoci. What else do you remember? Ma io ci ho attaccato un bibi comunque. Potresti controllare il bibi. Ah, quindi era la realtà. Ah, ok, perché Dai è scomparso, quindi quello ci credi. Ma perché devi fare queste cose, Deadman? Vabbè, che lui ragiona in un modo diverso, però. Ok. Infatti, anch'io l'ho pensato. Adesso lo stai dicendo, però. Perché Higgs è gone. Eh sì, infatti, alla fine è lui il nostro problema maggiore. Ma dai, quindi è diventato lui il cattivo principale. Che è una cosa tipica di Mess. Che diventa poi il problema principale. Ok, non volevo saltare tanto. Ma perché ti arrabbi con lui? While you were unconscious, the situation changed quite a bit. We'll explain everything, I promise. But first you should rest, all right? Fuck rest. I'm going back to that beach. Come fai? Non è il tuo quello, devi prenderti il tuo bimbo. Questo non è Lou. Vi ha attaccato la sbadigliete. Ma non è lui quello? Io Sam, mi sono persa qualcosa. You helped us extend the chiral network from coast to coast. And you dealt with Higgs, the UCA's enemy number one. We couldn't have come this far without you. But there is still one final step. No, ragazzi, mi sono persa qualcosa, ma quello non era lui. We have to swear in a new president and establish a functioning government. Only then will America be whole again. Why don't you save that shit for someone who cares? I've done my part. Fuck America. We've got bigger problems now. I hear you, Sam. Government is the least of our concerns at this point. È arrivato anche lui. Cliff has Amelie, which means there may not be anything left to govern come tomorrow, if tomorrow comes at all. Then why aren't we out there doing something about it? I don't care what she is, only that we get her back. Right you are. Rescuing Amelie and averting the sixth extinction are one and the same. But neither Vabbè, però. Will be possible unless you first come back east. We are in no position to Ma voi fate le cose mano a mano che succedono, non avete un piano. It is the only way. Ok, finiamo subito.
Fragile transported us back to headquarters. You okay? Ah, ok. Never been better. Ma stai saltando un po' troppo, mi sa. Ah, sono tutti lì, amore. Manco Mama, solo io, mi sa che mi lasciate qui. Yeah, I'm here too. Figured I should lend a hand. Sono insieme perché non dovrebbe esserci anche lei. Ok, quindi devo raggiungervi. Come on, Fragile. Let's do this. I can't, Sam. And not just because I'm a wreck. It isn't safe to use the beaches to move people anymore. Ah, vabbè, mancavo solo io e adesso non si può più, va bene. Spikes have become far more frequent, possibly as a result of expanding the network nationwide. Too many beaches sharing the same space, wires get crossed and so forth. Ok. Vabbè, lasciatemi fare che vengo, vi raggiungo, non so quanto ci metterò. It's too dangerous to risk jumping through beach. Even if I reach a beach, there's no telling where I'll come out on the other side. And I could get stuck in there. That's why I can't go to you either. But if I could get to the entrance of the beach, I should be able to get you there. Okay. The beaches are still there after all. I can personally attest to that. Certo. So yeah, you will need to hold yourself all the way back here. But once you have, I promise I'll take you to Amelie. Straight to her beach. Mamma mia. The two of you share a very special connection. Ma mi fate fare dei, delle fermate ogni tanto. They are singular, irreplaceable totems, embodiments of your shared memories. Two sides of a coin. The price of entry to her beach. Dreamcatchers are a product of Native American tradition, that of the Ojibwe people, to be precise. They were said to ward off nightmares, to alter one's dreams. If Dooms is indeed Amelie's gift to us, her shared dream of our future, perhaps your totem is an invitation to change it, a test. Sì, non so come sia possibile questa cosa che sto Dreamcatcher ci porta da lei, però. I doubt my ties to them are strong enough, but better that than sitting around doing nothing. Ah, beh, quello sicuramente. Ma neanche andare a morire, magari. We're waiting for you. The way home should be easier, right? Sì, ridiamo tutti insieme, Fragile, eh? And when you get here, ti do quello, sì. Non è vero quello. Finders keepers. Now get out of there and make sure you head east towards Lake Knot City. Ah, devo tornare a Lake Knot City. There's okay. No cargo to deliver this time. Quindi viaggio leggero. You're the cargo. That's the mission. Sì, ma mi devo preparare un sacco di armi, tesoro. Quindi in qualche modo, che cazzo te lo sei mangiato a fare il Crypto Bioti? No, io sta cosa di Bibi non l'ho capita, sono infastidita più che altro da quello, è una cosa che mi rode tantissimo, non ho fare, a questo punto uscirei, io non devo fare niente. Esco e vado a vedere che cavolo dobbiamo fare, perché se c'è davvero da fare un viaggio del genere, devo prepararmi molto bene. Mi sto ancora arrabbiando per sta storia di Lou e del BB Diggs che non so come si sono scambiati di posto. Oh, questa è Bridget. Oh, ed era il figlio di Cliff. Perché c'hai la maschera, Bridget? Ma non avevi chiuso tu gli esperimenti sui bibi? Bastarda. Eccolo qua il capitolo di Harmon. Ok, se è così, sia Amelie che Bridget cominciano a starmi un po' sulle balle, eh? Lo dico sinceramente. Io non posso prepararmi niente. Cioè io devo andare in giro così. E secondo voi dov'è Lake Knot City? Vorrei sapere. Sì, lo studio della la penna elegante. Ragazzi, vi prometto che la penna elegante prima o poi la prenderemo. No, adesso voglio sapere dov'è Lake Knot City. Me lo sono eccolo qua. Ok.
6.608 metri. Adesso mi metto il marker, mica che ci perdiamo, ragazze. Oh, scherziamo, rischiamo di perderci. Io però dovrei togliere tutti gli altri di marker, è quello il problema. Ma mi dici dov'è? In giro per il mondo. Da quale parte devo dirigermi? Vabbè, sentite, cominciamo ad andare. Adesso mi viene da ridere perché tutto quello che possiamo fare è tagliare cordoni. Ah, che bella differenza. Grazie. E quindi? Oh, wow. Io non ho nulla. No, per niente. Mamma, proprio... Oh, non me ne ero accorto. No, non per niente proprio. E non abbiamo neanche più le nostre gambine. Non abbiamo nulla. Siamo completamente spogli di qualsiasi cosa. Ok, cioè, boh. Da una parte corriamo veloci, dall'altra siamo nella merda fino al collo. No, io devo capire da che parte devo andare, scusatemi, ma so che qui è tutto incasinato e quindi ha anche un po' poco senso cercare di vedere adesso dove stiamo andando. Però, porca miseria, un minimo di dritta dammela, perché va a finire che vado da questa parte dove c'è tutto e non riesco a trovare niente. Mark, ci manca solo che ne aggiungiamo pure. Ok, vabbè, però è partita. Secondo me mi ha sentito che mi lamentavo e mi ha fatto partire una canzone. Io vorrei sapere cosa abbiamo, così per ridere, vorrei sapere cosa abbiamo dietro. Possiamo fare la pipì però, che al momento non serve, no? È inutile che ti armi, Sam, perché qua, guarda, se arrivassero i muli sarebbe il problema minore. Cioè, ok, ci ha appena detto quindi che nel caso incontrassimo le BT sarebbero più brutte del solito e più cattive, brutto.
non basta, devono essere più tutte insieme. Io non so come siamo conciati in questo nostro mondo. Credo che Amelie, per quanto è potente, basti avanzi a questo punto. Però boh, ultimamente, cioè l'ultimo video non mi aveva tanto convinto, e adesso in questa ultima cosa, quest'ultimo ricordo di Bibi, Bridget mi convince anche meno. Boh, siamo circondati secondo me da un branco di stronzi, quindi adesso vedremo che cosa succederà. Comunque, queste estinzioni sono 5, una alla fine dell'Ordoviciano. Adesso perdonatemi se i nomi io li traduco dall'inglese, dovrebbe essere Ordoviciano. Una alla fine del Devoniano, che ha spazzato via praticamente la vita marina. Una alla fine del Permiano, che ha causato anche più danni, cioè ha spazzato via il 96% di tutti gli organismi marini e il 70% di quelli terrestri. E poi la quarta ha spazzato via molti dei rettili, però alcuni dei quali sono sopravvissuti fino alla quinta, e quindi alla quinta poi, alla fine del Cretaceo, si sono estinti i dinosauri e poi sono sopravvissuti tutti quei mammiferini da cui poi siamo derivati noi, no? E sono riusciti a sopravvivere proprio a quella catastrofe, quelli più piccolini. E tutte queste estinzioni sono state comunque causate da grandi cambi climatici. E gli organismi che si sono adattati sono sopravvissuti e gli altri ovviamente no. Come dicevo l'altra volta, evidentemente questa sesta estinzione che si sta programmando, perché a quanto pare appunto anche Hartmann e Higgs anche concordano sul fatto che siamo nel bel mezzo della sesta estinzione, a quanto pare questa non consentirebbe a nessuno di rimanere in vita, perché sarebbe un'estinzione totale. Cioè, ci si deve adattare per sopravvivere. Quindi o fai quello o l'organismo si adatta, quindi chi sopravvive, perché il cambio climatico non ha portato questi grandi danni. Insomma, in qualche modo l'organismo si è adattato e la vita continua, è continuata. Invece in questo caso evidentemente quello che penso è che appunto nessuno potrebbe sopravvivere, sarebbe proprio un'estinzione che causerebbe la totale disfatta della razza umana. E boh, io non lo so sinceramente. Vabbè, Hartmann sono quasi convinta che stia lavorando appunto per trovare il modo di evitarla, e quindi in qualche modo il suo studio sui cordoni ombelicali questo vorrebbe fare, no? Cercare di capire come evitarla questa cosa. Però allo stesso tempo se l'entità di estinzione attraverso il suo cordone ombelicale porta proprio il Death Stranding, non so come sia possibile contrastarla. Certo, abbiamo qui Sam, che è un omino con tutti i suoi poteri, e quindi può essere che lui da solo basti a contrastare l'estinzione. Non ho idea di cosa aspettarmi dal finale, perché appunto adesso abbiamo scoperto anche che Cliff pare essere il nostro problema maggiore, e boh, quindi adesso vedremo. Cioè, se la motivazione di Cliff è data appunto da quell'ultimo filmato che abbiamo visto con Bridget, che gli ha portato via il bambino perché pare che Bibi come noi sia speciale, e quindi come avevo detto io, evidentemente Cliff si è trovato nel bel mezzo della sperimentazione sui Bibi, e suo figlio si è trovato nel bel mezzo di questa porcata. Se Bridget ha fatto una porcata del genere, ancora non ho capito perché aveva sulla maschera di Dai, ma penso anche quella fosse una metafora, cioè che quando fai una porcata in questo mondo ti metti su una maschera e sei a posto. È un po' come succede nella vita reale, no? Però a questo punto non... quello è il mio generatore, non ci credo, non ho neanche le gambine per, per usarlo, non mi serve a niente in questo momento. Cioè, magari vi aspettate anche che io tiri su roba. Cosa serve lasciar lì la roba da guardare? No, allora fatemi vedere quanto manca, perché... Esatto,
5170, vabbè, è meglio di prima, però ancora mi viene da ridere. Io ci passo sotto lo stesso, non si sa mai che serve a qualcosa. Non l'avrei ritrovato se l'avessi cercato, ma così a caso invece sì. Mi serve a niente, però è bello. Te, ricarichi la batteria. Oh, va. Così. Caspita, nel freddo senza il nostro pad. Stavamo così bene col termometro. E non abbiamo neanche stivali, tra l'altro, di ricambio. Quindi, credo. Cioè, almeno io non me li sono... Beh, però c'è un po' di sandalwood. Giusto una. Vabbè. Ah, che... viaggio veramente, cioè questo viaggio qua praticamente è come io ho giocato per tutto il tempo, senza programmare, senza far nulla, così, a caso. Non hanno fatto fare niente. Che... stiamo andando dalla parte giusta, più o meno. Oh, wow, vi siete sentire così? Sì. Ma adesso me lo devi dire. Ma dai, ma fammi camminare intanto. Unger was a US Special Forces okay. operative. E poi? Ah, ok. Avevo ragione. Infatti, suo figlio. However, he died before they ended. Quindi è morto. La sua resurrezione invece è chiara. Ah, quindi è una BT lui. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. Eh sì. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Okay. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. È suo, è suo figlio. So powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure. He's nothing like a BT. Beh, è più bello. We need to know the whole story about his death. And his connection to the BB experiments. Sì, infatti, anch'io lo voglio sapere. Ok. Però mi hai già detto cose interessanti. Quindi è proprio una BT, lui è morto. Sì, qualcosa... No, non pensavo proprio a fino a questo punto, cioè che addirittura fosse morto. E... però che fosse una creatura simile alla BT, sì, l'avevo intuito. È tipo Pokémon lui. Secondo me se gli dai un bacio si scatena un void out. Sam, dovresti provare. Secondo me è un'esperienza che vale la pena distruggere il mondo. Scateniamo un void out con Cliff. Bella questa cosa. Sono sicuro che qualcuno ha scritto una fanfiction del genere. Ah, il paleontologo. Ma tipo se io vengo qua e mi costruisco qualcosa, tu me ne dai la possibilità? Non volevo farlo, non me l'aspettavo. Però se mi fai entrare adesso ci provo. Oh ragazzi, ora ci provo assolutamente. Perché qua un po' di sosse vanno fatte. Stavolta sono entrata alla parte giusta. Il carrellino ve lo risparmio stavolta, perché se mi tiro dietro con la roba lì poi è un casino. Però un PCC me lo faccio, perché magari mi serve il coso dopo, il generatore. Dovremmo essere a posto. Eh? Noi siamo carini. Adesso andiamo un po' più lenti, però sono contenta. Ecco, vediamo di fare un altro pezzo, adesso che abbiamo qualcos'altro addosso, almeno per difenderci nel caso dovesse succedere qualcosa. Ma io mi sono persa tutti i marker, ok, allora di qua andava bene. sì, forse è da qua che sono scesa, però no, perché penso sempre ogni volta mi stupisco, entro da una parte e esco dall'altra. Bah, vabbè. Vediamo di riprendere un attimo in mano la situazione e siamo a 4.392. È triste, però è così. E, no, parlavo appunto delle estinzioni e del fatto che non capisco bene su cosa stia lavorando Hartman, però mi pare l'unica cosa che mi pare di aver capito è che sono su questi monti, e io mi stupivo infatti che fossero in questi posti orribili a lavorare tutti questi scienziati, perché pare che
Allora, secondo la storia, i dinosauri si siano estinti alla fine del Cretaceo, ma che in realtà tutto fa pensare che in realtà si siano estinti molto prima. È partita una canzone di nuovo, quella che mi piace tantissimo, e che si siano estinti molto prima, e il fatto che invece qui su questi monti loro abbiano trovato dei resti di dinosauri può indicare che questi poveri stronzi unici rimasti che comunque sono sopravvissuti fino alla fine del Cretaceo qua sopra siano sopravvissuti per un motivo, e loro vogliono capire quale sia questo motivo, insomma, che li ha fatti contrastare il Death Stranding. E perciò appunto è per quello che credo che non solo sono qui sopra, ma studiano appunto i cordoni ombelicali di queste ammoniti per capire se c'è un modo per contrastare questa entità di estinzione di massa. E ovviamente questo penso faccia parte del gioco. Adesso io non so se ci sono dei pareri contrastanti sull'estinzione dei dinosauri, magari sì, perché non penso che abbiamo delle risposte proprio precisissime in materia, però questa cosa è molto carina che l'abbiano un po', cioè l'abbiano usata per il gioco. A me piace tantissimo, a parte il fatto che io adoro parlare di dinosauri in generale, mi piacciono anche le speculazioni che si fanno, perché ovviamente non tutto, secondo me, si può studiare dai ritrovamenti. È anche giusto, cioè, come si fa? Ed è bello che l'abbiano messo in questo gioco. È un'altra delle mie grandi passioni che sono finite qua dentro. Cioè, questo gioco è un contenitore pazzesco di passioni diverse. Vediamo come finirà, cosa si inventeranno e soprattutto se potrò esclamare il classico wow da colpo di scena. Fino adesso è tutto così molto blando, cioè le comprensioni non sono, cioè la mia comprensione non è proprio totale, quindi non posso esclamare il classico wow spesso e volentieri, perché ci arrivo un po' dopo a capire cosa hanno inteso comunicarci. Sta macinando metri, ovviamente ad un certo punto doveva succedere, però vorrei capire se stiamo macinando metri dalla parte giusta, Sam. Più o meno, nel senso che adesso dobbiamo virare da quella parte, sperando di non far cagate. No, veramente, speriamo che ci siano finali di cui gioire, perché questi personaggi sono tutti dei personaggi belli e mi dispiacerebbe se non avessero il loro, insomma, non dico proprio finale perfetto, perché ovviamente è una cosa che non è che si può chiedere, cioè, ovviamente non è che si può pretendere che i finali siano perfetti per tutti, ognuno ha la sua idea di finale perfetto. Però speriamo in qualcosa di soddisfacente. E che l'altra sera hanno dato Moulin Rouge. E ogni volta che io non ho mai visto quel film, anticipo, con tutto che amo a dismisura i musical, e infatti io so tutte le canzoni a memoria, ma non ho mai visto il film. Ma non per una questione, cioè non mi è mai capitato. Ho la colonna sonora, perché sono un'appassionata di colonne sonore di film, di cartoni animati, di videogiochi, colonne sonore, un po' di tutto. Però non ho mai visto il film. E mi è capitato l'altra sera appunto di girare, visto che c'era l'opzione della lingua inglese. Mi sono fermata a guardare il finale. E oggettivamente lì è proprio l'esempio di film in cui non si capisce perché hanno dovuto per forza mettere un finale che non è proprio il massimo.
Io penso che la gente tenda, la gente, gli scrittori in generale, le persone che si occupano di sceneggiature, così spesso e volentieri tendono a sottovalutare l'importanza di un happy ending, dandolo forse troppo banale, troppo per scontato. Io per esempio sono cresciuta con Stephen King, che l'happy ending non so neanche cos'è, e per carità, cioè, ho sempre accettato piangendo ogni sua decisione. Io mi ricordo a 14 anni alla fine di ogni suo libro io mi accartocciavo in un angolo e piangevo per ore. E sono sentimenti che adesso non provo più, anche perché all'epoca non avevo il conforto delle fanfiction, che signori, nascono anche per questo motivo, nascono perché ogni tanto si ha bisogno di correggere quello che ti fa proprio star male in una storia. Se ti affezioni tanto a personaggi, se ti affezioni al punto, no, di volerli vedere felici, è chiaro che quando poi non succede devi fare qualcosa, perché se no ci rimani veramente tanto male. E qui siamo, incredibilmente siamo tornati in posti conosciuti. Quanto manca? Ah no, ok, manca tantissimo, però niente, le fanfiction nascono per quello, poi nascono anche perché spesso e volentieri ci sono storie troppo banali e uno le vuole rendere più interessanti. Non so, cioè è difficile da spiegare. Per esempio la storia di Hartman a me è piaciuta tantissimo, l'ho già detto, ma mi sono adeguata a quello che mi propinano sempre, perché io già in una storia come quella di Hartman non vedo perché non poterci mettere una storia omosessuale, invece che la classica vado a cercare mia moglie e mia figlia, vado a cercare mio marito e mio figlio o mia figlia. Cioè non capisco dove stia il problema del mettere una cosa del genere in un gioco così bello. Ma guardate dove siamo, no, ma signori, intanto ridendo e scherzando io vorrei farvi notare dove siamo, ma queste macchine qua funzionano, ma va? Beh, io non mi fermerei perché mi sono abbastanza caricato, ma voi state raccogliendo il grano cresciuto sotto la time fall, cavoli, state lavorando tanto, bravi. Ok, no, non devo far niente da voi, devo continuare per forza. E appunto, e quindi le fanfiction nascono anche perché spesso e volentieri c'è questa banalità di fondo che per esempio io non posso proprio tollerare. Ormai sono arrivata ad un'età che non ce la faccio più, non la tollero. E quindi se non sono capaci gli altri di scriverle le storie perché non ritengono che non siano degne, allora le scrivo io. Quindi già io in una storia come quella di Hartman ci avrei aggiunto sicuramente una componente diversa da quella che da quella classica, che è la solita. La famiglia deve essere sempre la solita. Devo andare a cercare la mia famiglia, anche Sam. Devo andare a... sono disperato perché ho perso mia moglie nel Void Out. Tutti perdono le mogli o i mariti dentro i Void Out, ma non c'è nessuna coppia omosessuale. Ed è povera questa cosa. Nonostante questo sia un gioco bellissimo, non smetterò mai di dire che manca. Ci sono le cose che mancano. Poteva essere 10.000 volte meglio. Così, almeno per me. Chiaro che io parlo per me. Sto giocando io. Parlo per me. E non essendo io parte della maggioranza, perché non lo sono mai stata e mai lo sarò, mi ritrovo sempre ad essere quella che si deve beccare quello che gli altri fanno per la maggioranza. Alla maggioranza sta bene che ci siano solo famiglie eterosessuali, e quindi noi sempre quello ci becchiamo. Il problema non è della maggioranza, il problema rimane nostro. Perché? Ah, tu mi sa che hai perso sangue quando sono caduta. Perché sono caduta? E dov'è che potevo mangiare? Ah, qua potevo mangiare il Cryptobiotis. Ah, fuck, m'hanno beccato? No, ma io scappo.
No, dai, non mi fate picchiare gente, per favore. Io tiro fuori subito il fucile. Ve lo dico. Che tiro fuori il fucile e la facciamo finita subito, eh. Non ho voglia di litigare. C'ho da fare 200.000 cose. Poi, ragazzi, siamo sull'orlo di un'estinzione di massa. Dovete prendervela con me. Va, andate a fare qualcos'altro. Prima che ci estinguiamo. Questi mi stanno venendo dietro. Dov'è che sono? Ma magari no. Magari hanno... hanno deciso di fare altro, magari. Ma io sempre devo capire dove sto andando. Ok, di là. Sì, forse sto cascando troppo veloce. Vabbè. Sì. Perché adesso mi avete messo ansia. Perché c'ho gli stronzi che mi seguono. Adesso mi nascondo qua dietro. Guarda un po'. Devo vedere cosa succede da queste parti. Mm. Quindi, appunto, quello è il motivo per cui nascono le fanfiction. E oltre al fatto che, vabbè, è proprio bello scrivere di personaggi già tuoi. Perché, per esempio, l'altro giorno finivo di leggere delle fanfiction. Tra l'altro ho anche ripreso a scrivere, perché poi quando leggo è normale che vengo... Oh, wow! Oh, un'altra canzone nuova! E poi quando leggo mi viene ispirazione, quindi ho scritto un casino. Però mi sono accorta che ridevo come una matta, che è una cosa che coi libri mi capita sempre meno spesso, no? Con le storie così originali. Con le fanfiction ti succede perché sono personaggi che tu conosci, che hai già a cuore. E quindi è normale che magari anche solo una frase ti fa scoppiare a ridere perché conosci il personaggio e la frase magari è piazzata bene nel posto giusto e ridi. Ed è una bella cosa, secondo me è quello che ti rende care anche, poi cioè, vabbè, al di là del fatto che io conosco scrittrici di fanfiction che darebbero la merda a qualsiasi scrittore famoso là fuori, e non sto scherzando, la gente non mi crede quando lo dico, perché purtroppo è tutto molto è un mondo trattato molto male, quello delle fanfiction, però è così. Poi tra l'altro se vanno a pubblicare le uniche fanfiction che fanno veramente cagare, è chiaro che poi uno non si fida più. Però vi assicuro che ci sono delle scrittrici di fanfiction che sono pazzesche. E scrittori anche, che non è che è una cosa solo femminile, anzi. Credo che Neil Gaiman abbia cominciato con scrivendo fanfiction per Sherlock Holmes, mi pare. E quindi... l'ha fatto lui, voglio dire. Ah. Sam, you're not going to believe what sì, però sono in mezzo al niente. Potresti magari lasciarmi un attimo. Records, ok. Sì, ma me l'avevi già detto. Avevo capito. Ah, quindi non è stata lei. È stata proprio lei a dire di continuare. È preventing, però. Were meant to be of purely secondary benefit, but it turns out that's just a cover story. Immaginavo. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities. Quindi sono parte integrante proprio. E beh, del resto se stava male noi l'abbiamo curato mettendo, continuando a collegare posti. Making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. Mi sa che qui è la solita storia del sacrifichiamone uno per il bene di tutti, ma in realtà abbiamo fatto il passo più lungo della gamba e abbiamo fatto una porcata. Perché se è così,
e se veramente Bridget ha fatto tutto ciò e Amelie sta portando avanti questa cosa, allora stiamo sbagliando di grosso. E quindi vedremo, insomma. Comunque l'avevo detto che Cliff aveva le sue buone ragioni per fare quello che faceva. E mi spiace un po' Higgs, non sono ancora, sono sicura che non abbiamo ancora visto tutto di lui, però mi sembra che tra tutti sia stato trattato peggio degli altri, nel senso che ancora le sue motivazioni non mi sono molto chiare. Comunque va bene, stiamo cercando di recuperare un po' di cose, un po' di informazioni. E qua dovrebbe esserci, sì, il... è che tutto insieme, quindi non vedo niente, eccolo qua. Siamo a, ok, 3627, abbiamo forse fatto di peggio, ma no, non credo, non proprio di peggio, però... diciamo che non è tantissimo. Che poi sempre per il fatto che le storie che ci propina, che mi propinano, perché poi alla fine sono sempre io quella che ha problemi, che mi propinano, sono noiose, io tendo a cambiare spesso e volentieri la faccia dei personaggi, per esempio nei film, o il sesso dei personaggi, quella è una cosa che faccio spesso e volentieri, che nei film romantici, cioè, non mi vedrebbero manco da lontano se non potessi fare con la mia immaginazione quello che faccio da quando ero piccola, cioè cambiare i volti delle persone. Se c'è una storia d'amore, invece che guardarmi la tristezza di solito con cui si dipingono i personaggi femminili, da cui non mi sento assolutamente rappresentata, e queste storie d'amore che si definiscono romantiche, io prendo e cambio il volto dei protagonisti, magari ci metto due uomini o due donne, e tutto già assume un interesse, cioè già è più interessante. Perché comunque c'è molta più, come si dice, giustizia, sono sullo stesso piano e mi dà meno fastidio certi comportamenti, certi atteggiamenti, così. E io ho questa fortuna, grazie al cielo, posso permettermi con la mia immaginazione di fare questa cosa. E ne sono molto felice, perché sennò veramente non potrei usufruire di quasi niente, almeno adesso. Poi da ragazzina, per carità, mi sono mangiata le peggio cose, perché quelle c'erano, quelle guardavo. Adesso, con gli occhi di adesso, ovviamente ho idee diverse in proposito di certe cose che magari mi piacevano tanto quando ero piccola, adesso mi piacciono meno. Però ho questa cosa della mia immaginazione che mi aiuta tantissimo e adesso uso quella quando sono particolarmente annoiata. Posso farlo con qualunque cosa, anche con le trasmissioni televisive. Adesso direi che mi fermo qui a fare una sosta e poi proseguo. Però ho necessità di salvare e di vedere se magari mi si ricaricano un po' le gambine e poi proseguire.